In questi giorni nel centro federale di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, è al lavoro anche la nazionale femminile senior di hockey pista. Anche se l'europeo è ancora lontano, sarà in Portogallo a metà ottobre. La FERSA ha convocato un gruppo di 15 atlete per un raduno che non ha come obiettivo primario la selezione della nazionale, ma assomiglia di più a uno stage di perfezionamento dove i fondamentali tecnici sono al primo posto. Il gruppo selezionato da mister Massimo Giudice dice giovanissimo, anche le atlete che hanno alle spalle diverse edizioni di campionati europei e mondiali hanno al massimo 24 anni, mentre la più giovane, la modenese Alicia De Stefano, ha appena 14 anni e 6 mesi. Tra le convocate anche la viareggina Giulia Gambassi, tesserata per la formazione spagnola dell'AS Rosas. Lavorare su atlete così giovani e motivati significa investire sulla nazionale del presente e del futuro. L'hockey su pista femminile in Italia ha ancora numeri ridotti, ma dopo l'esploit della nazionale al World Roller Games di Barcellona, le ragazze si sono conquistate un loro spazio e i risultati, soprattutto nell'attività giovanile dei club, iniziano ad essere interessanti. Intanto a Recoaro la presenza contemporanea delle ragazze della femminile e dei ragazzi sia dell'Under 19 che dell'Under 17 contribuisce a dare un segno evidente di uno sport che vuole essere per tutti.